Ehi, la ciurma! Io sono Mazzetes e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic Duels Eldritch Moon. Nello scorso episodio abbiamo scoperto che Emrakul sta dietro a un attacco a sorpresa a Liliana Vess e quindi vogliamo menarlo di brutto. Qua intravedo Jace e... no, è Gideon questo. È Gideon e... quella stupida boccia che mi stava antipatica, come si chiamava già? Boh, i guardiani. Ah no, perché guarda, ci sono anche Jace e... Creepy era quella che mi piaceva. Io non ci sono con i nomi, non li ricordo sti nomi, porca d'una miseria. Emrakul avanza verso Traben, lasciandosi alle spalle uno stuolo di esseri contorti e mutati al suo passaggio attraverso Innistrad. Migliaia di cultisti e creature deformi, quindi anche i cultisti erano suoi. Le creature deformi seguono il titano nel suo cammino verso la città. Attratti come falene dal fuoco tra questi orrori trasformati ed Emrakul, si interpongono i guardiani, sopraggiunti all'ingresso di Traben. La situazione è messa molto male, quindi. Come sei un Eldrazi? Elimina i Planeswalker sul tuo cammino. Non mi piace giocare come Eldrazi, non voglio fare la parte del cattivo. Però non per questo perderò posto, perché altrimenti nella campagna non continuo mai. I ratti del cimitero me li ricordo. Druida primordiale. Ok, è giusto un tank di difesa. Emissario ripugnante. Proviamo. Mi dirà di giocare il frutteto di sicuro, eh. Ma a me Gideon piace, perché devo menare Gideon? Cos'è Logorasenno rigonfio? Emergere 5, puoi lanciare questa magia sacrificando una creatura e pagando il costo di emergere meno il costo di mana convertito di quella creatura. Quando lanci le Logorasenno rigonfio, un avversario bersaglio rivela la sua mano. Scegli da essa una carta non terra con costo di mana convertito pari o inferiore a 3 e una carta con costo di mana convertito pari o superiore a 4. Quel giocatore scarta quelle carte. Ok. Questa è una carta molto bella e molto forte. Che voglio giocare. In combinazione magari con l'emissario ripugnante. Il cacciatore di gloria lo usavamo nella campagna dell'anno scorso, in Magic 2015. Glory Seeker mi pare che si chiamasse, perché giocavo in inglese. Druida primordiale oppure i ratti del cimitero. Sì, prima che avrò bisogno poi di trovare quella creatura, gli sciacalli di mezzanotte. Forse mi conviene di più giocare la druida primordiale, così almeno se devo difendermi dai cacciatori, dal cacciatore di gloria posso bloccarlo. Non lo uccido, però blocco il danno. Non attaccherà, infatti. Ce li ho gli sciacalli di mezzanotte. Ah, ma ce l'avevo già prima gli sciacalli di mezzanotte, ottima cosa. Così vuol dire che posso trasformarli già rapidamente. Costano 5, ok. Mi manca ancora una palude per poterlo fare. Però non c'è niente da dire. Voglio far festa quella di fuggire. No, niente. È una citazione di una canzone, tra l'altro. Se qualcuno ha capito, ha carpito la citazione, lo scrive nei commenti. Ma tanto non la carpirà nessuno. Quando la capitana ispiratrice entra nel campo di battaglia, le creature che controlli prendono più uno fino alla fine del furto. Del furto, sì, del turno. Un cavaliere umano 3-3. Non mi piacciono i mazzi bianchi, perché devo giocare col mazzo nero anche sto giro? Adesso mi attacca e non blocco. No, che non blocco. Aspetta, meno che questa quando muore... Sì, ma non mi conviene ucciderlo adesso.
forse sì, no, forse mi conveniva ucciderla in quel modo. Perché così avrei potuto giocare. Avrei potuto avere in mano, magari. Vabbè. Influenza di Emrakul. Ogni qualvolta lanci una magia creatura Eldrazi con costo di mana convertito pari o superiore a 7, pesca due carte. Tipo questa. Emissario ripugnante. Sì. Allora, devo scegliere quale delle due creature tenere davanti. Allora, una cosa dell'orrido sciame. Che non è male. Oppure ho una fauce colossale. Preferisco la fauce colossale. Salto l'attacco, sì. Obviously. Ora se attacca mi conviene bloccarlo, sì, per prendere il mana. Anche perché questa, a parte bloccare, non è granché utile. Boh, mi ha evitato 6 danni ed è già un buon discorso. Credo che prenderò un verde. Perché per giocare questo ho bisogno anche di verdi. Oddio, questa non mi piace per niente. Devo giocare gli sciacalli di mezzanotte sto giro, per forza. Perché non ho creature per niente cos'è questo? Ah, è un logo rassegno rigonfio che posso giocare con emergere. Anche questo potrei giocare con emergere 6 e 1. Quindi costerebbe 7 meno il costo di quella creatura e potrei usarlo uccidendo l'emissario ripugnante. Perché mi metterebbe un orrore Eldrazi 3-2 in colore. Oppure usare questo. Questo è un 5-5, quello è un 6-4. Però questo gli fa scartare due carte. Mentre invece usare questo trasformerebbe... trasformerebbe nel Lord Squittente. Ma credo che giocherò Logora Senno Rigonfio, emergere e sacrifico l'emissario. Ah, lui deve scartare carte. Che stupida domanda. Ah, non ce l'ha meno di 3. Ok, adesso gli ucciderò allora le... Oddio, cos'è? Elementale pira sanguinaria. Gli ucciderò un paladino, sì, dai. Potrei giocare anche la fauce colossale? No, non ho abbastanza mana per giocarla, credo. Dovrei sacrificare quello. No. Salto l'attacco. Continua. Quale giocherà? No, non attacca, ma credo giocherà l'altro paladino, infatti. Così non potrò più ucciderglielo con questa. Un emissario ripugnante. Io andrei a giocare... però se gioco questo non gioco più questo, eh. Gioco gli sciacalli di mezzanotte, che è meglio. Sì. Mi resuscito quello, così posso... Yeah. Ah, questo si uppa.
Ma perché si è potenziato? Forse per questa? Ah, fino alla fine del turno. Ah, mi dice di attaccare con questa? Sì. Ci sta. Ok, ne muore una. Il casino è che quelli avevano... il lifelink, che tra l'altro ha funzionato anche se non avevo più punti vita, cioè me ne hanno tolti 6 anche se ne aveva solo 2. È andato a infierire. Il segugio della pira. Ogni quanto lanci una magia istantanea in stregoneria metti un più uno sullo... Ah, non mi piace. No, non mi piace questo perché potrebbe scalare. Le carte che scalano non mi piacciono. Quando ce l'ha l'avversario. Non mi ricordo l'influenza di Emrakul come funziona. Una volta che lanci una magia creatura Eldrazi con costo di mana convertito pari o superiore a 7 pesca 2 carte. Sì, adesso vediamo cosa mi suggerisce lui, perché ho un sacco di cose che potrei giocare. Io credo che andrei a giocare... no, io lo salto, lo tolgo. Sì, perché così dopo quando evoco un logo l'assenno rigonfio... Ah, mi dice di evocare questo? No, che non la gioco, scusa un attimo. Dovrei sacrificare quella? O questa? No, 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 no. Preferisco tenermele tutte e due. Sembrerà stupido, apparirà stupido, però preferisco tenermele. Soprattutto se sono comunque con 17 punti vita, non sono messo malaccio, non è che devo rushare. Oh, ecco, questo non mi piace. Posso di nuovo combinare quei due, ma credo che giocherò un emissario ripugnante in modo da poterlo sacrificare il turno dopo. Questo quanto mi costano? Due. Posso giocare anche questo, quindi? Una carta da aggiungere alla tua mano. Il prigioniero di Ulvenwald. Questo è buono. Sì. Anche perché funziona anche come mana, quindi ci sta. Posso giocarlo anche già adesso? Ma no, giocherò i ratti del cimitero. Che posso trasformare più in fretta perché ho già gli altri sciacalli di mezzanotte. Salto l'attacco. Ho pochissimo mana. Quello è vero, aver preso la druida forse mi sarebbe stato utile, ma... volevo elaborare una strategia diversa che puntava sul giocare questi due in combinazione con questo e trasformare quello. Questo mi costerebbe tutto, credo che no. Certo, se accumulassi tutte queste tre... pescherei un sacco di carte, ma vabbè, non è che mi sembra il caso di fare una roba del genere. Giocherei questo, però. Uccidendo l'emissario e gli faccio perdere 3 punti vita a mio guadagno. Perché così, oltre ad avere quella buona carta e pescarne 2, avrò anche un 6-4. Cioè, ho un 6-4 e poi anche il 3-2. Ah, posso giocare una palude. Alleluia. E posso giocare anche il prigioniero di Ulvenwald, quindi... ci sta. Buono. Quelle due carte sono andate benissimo. Ok. Lo so. Dovevo scrivere non... sì, dovevo cliccare non dirmelo più. Ma io sono stupido e... mi dimentico. Ok, spara 4 danni su quello. Temevo peggio, mi avesse ucciso questo sarebbe stato molto peggio. Non so perché ho ucciso quello. Perché ok, perché poteva diventare pericoloso. Però
Allora, giochiamo una palude innanzitutto, poi... Questo mi costa 3, ma ho bisogno anche di una... Di una... Carta... Allora, io farei... E se giocassi l'influenza di Emrakul con gli sciacalli? Sì. Così dopo prendo 4 carte, può essere davvero utile. Ah no, adesso non ho più carte, stupido, ho contato male, vabbè. Però non abbiamo troppi problemi. E... Salto ancora un attimo. E continuo, perché vorrei giocare dopo l'emissario ripugnante e gli sciacalli, dovrei riuscire a giocarli entrambi. Ok. Temevo peggio. Mana. A me piace sempre il mana, soprattutto se è verde in sto caso. Posso giocare questo e quello insieme? Questi sono 3 di cui una terra. E qua 4 di cui una terra. Io ne ho 4, 4, 8 e 3 erba, sì. Sì, facciamo così, Ro. Questo e poi l'emissario ripugnante. Così, il prossimo giro, quando... Allora... Trasformato quanto è? 4-6. Sì, prendo questa. Anche se mette l'omicidio in fondo, ma vabbè. Almeno mi pare che metta l'omicidio in fondo. Salto l'attacco. Salterà anche lui, ovviamente. Allora, io adesso andrei a giocare gli sciacalli. No, perché poi dopo non posso giocare Logorasen. O gioco Logorasen o gioco la cosa dell'Orido Shaman? No, Logorasen è più forte. Ma uso Emergere, sacrificando lui. Ok. Ma tanto non ne ha di carte. Due, quattro, sei, e un altro orrore Eldrazi. Quanta roba. Potrei usare un omicidio sul suo cavaliere? Perché questo è 3-4 e questo è 3-2? Ah, perché non è lo stesso. Oppure potrei usare la predatrice di Kessig, fruttatore... Allora, fruttatore pugnante lo gioco, sì. Questi ratti posso trasformarli? Sì, ho gli sciacalli, ma non ho abbastanza roba da giocare. Beh, vediamo cosa mi suggerisce lui. Andrei ad attaccare con un po' di roba adesso, ma magari anche con tutto. No, non con quella. Solo con quelle toste. Potrebbe uccidermene qualcuno, effettivamente. Vediamo un po' come va. Ok, me ne uccide due.
Però gli faccio 6 danni. E giochiamo il prigione di Ulvenwald, allora mi suggerisce quello. Ok, poi posso giocare ancora la predatrice di Kessig e la gioco allora. Forse mi era meglio però giocare la druida primordiale, così potevo sacrificarla ed evocare, cioè usare questo con emergere. Ma tra l'altro ho 8 di mana, posso giocarlo anche senza sacrificare creature. Facciamo così. Paga 8. Pesco comunque 6 carte. E posso giocare una druida primordiale. Giochiamo una palude. E poi posso usare posso giocare un sacco di roba qua. Posso anche uccidergli il suo 3-2. Dai, uccidiamogli il suo 3-2. Tanto ne ho 2 di omicidi. Vai, dai. Con quello attacco, con questo attacco, questo potrebbe uccidermelo, questo potrebbe uccidermelo, questo idem. Questo idem, no. Ah, me lo uccidono, vabbè. Tanto ne ho un altro in mano. L'unico problema è che potrei perdere perché finisco le carte. Questa storia degli incantesimi che mi fanno pescare 42 carte a volta. Però credo di poter concludere anche più in fretta. Hai troppe carte in mano, come ne ho troppe, dai! Scarto... gli sciocalli, scarto e una pal... no, una palude. Non mi era mai capitato di avere più di 7 carte in mano, effettivamente. Gioco una foresta. E questi posso giocare dopo 4-1... 5 e 8, 13. Ne ho 13, no, ne ho 12. Vabbè, pago comunque 8, dai. Ah, già che lui perde 3 punti vita e io ne guadagno 3, buono. 2 4. Sto giro mi sono ricordato comunque di mettere, non mostrarmelo più. Allora, cosa mi dice? Gioca la cosa dell'orrido sciame. Ma no, che mi riempio poi di carte. Emissario ripugnante piuttosto, che posso usare per evocare un altro orrore del Drazi. Facciamo che fare emergere e... ah no, perché dovrei sacrificare una creatura più costosa. E uso la predatrice di Kessig invece, perché tanto ho la mano, dovrò scartare un sacco di roba, quindi giochiamo quello che c'è, che si può giocare. E attacco solo con questo per ora, perché voglio concludere un po' meglio, dai, sta partita. Voglio fare un po' di danni in più, almeno così con quel 6-4 posso fare dei danni. E ora tolgo del mana perché tanto ne ho di mana per ora.
No, ho giocato quello, che sbaglio. Tanto non attacca. Non gioca altro. Gioco la foresta. Decimatore delle province. Mi piace, un 7-7. Uccido, dov'è il tipo? Ciao, mori. Ok. Se fosse durato un turno in più avrei perso perché finivo le carte. Mi ha anche buffato tutti. Bueno. Ma giochiamo, non lo so, ho qualche ratto da trasformare. Sì, metti sti sciacalli, dai, così trasformo i ratti. Spero che non abbiano la Summoning Sickness, però. Come aggiungi una carta alla tua mano? Vabbè. Come se non ne avessi già abbastanza. Questo cos'è? Ah, sì. Ma perché questi non si sono trasformati? Ah, perché all'inizio del turno che si trasformano, forse? Ah, no. Boh. Ma attacca con tutto, dai, vediamo quante pizze gli facciamo. Beh, un po' credo di sì, effettivamente. L'avrei potuta chiudere prima, diciamocelo. Non l'ha bloccato? Una roba. Credo di non aver mai portato così in basso la vita del nemico. Meno 31. Cos'altro ancora? Meno 38, meno 47, ancora meno 52, meno 60. Chandra, ecco Chandra, no, si chiamava. Li abbiamo distrutti, poveracci. E direi che a me stava simpatico Gideon. Provando un crescente senso di errore, i Planeswalker si rendono conto che non potranno contrastare le orde di abitanti del villaggio trasformati solo con la forza. L'abilità di Jace di proteggere le menti altrui dalla follia dilagante sta cominciando a venir meno. Presto i guardiani vengono sopraffatti senza essere riusciti a localizzare Emrakul. Tutto sembra ormai perduto. Fino a che non arriva Liliana Vess. Suppongo. Boh. O chi è questo? Forse è quello dell'altro giro. Boh. Vabbè, è durato tantissimo questo episodio, quindi io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, commentare l'episodio qui sotto. Vi auguro una buona giornata, ciao a tutti!